What a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 3. Come sempre ragazzi vi ricordo che il sostegno con i vostri like è assolutamente fondamentale affinché questa serie continui, per cui se volete il prossimo episodio vediamo ragazzi di riuscire a superare almeno gli 80 like. Per cui bentornati, vi dirò tra l'altro ragazzi che io la volta scorsa ho fatto poi un'immensa carognata perché un giorno mi è venuto in mente sul sito Viola di fare appunto la speedrun di questo gioco, ok? E durante la speedrun sono stata così intelligente ragazzi e accorta ovviamente da sovrascrivere quella partita al salvataggio di questa partita, quindi mi sono praticamente poi dovuta rigiocare da sola tutta la prima parte, che per fortuna ragazzi non era così lunga insomma la parte che avevo giocato in video, perché effettivamente non è che fosse avanzata poi tantissimo. In ogni caso eccoci di nuovo qua, siamo proprio qui ragazzi, siamo nella safe room di qua Moon's Donuts, quindi nel negozio dei donuts. Io avevo raccolto insomma tutti gli oggetti che avevo potuto raccogliere ovviamente ragazzi qui in giro. Avevamo trovato la gemma rossa, per cui il nostro obiettivo attuale ragazzi è quello di ripristinare la corrente alla sottostazione, per cui dobbiamo spegnere l'incendio, non so se vi ricordate, in quel vicolo per riuscire appunto a passare e arrivare alla sottostazione. Il punto è che dobbiamo appunto trovare il tubo insomma da collegare all'idrante, e se non sbaglio ok, io qua ragazzi non ero entrata, ok, avevo ripulito tutto effettivamente qua fuori, avevo ripulito tutto nella farmacia, insomma tutti gli ambienti esterni ragazzi avevo cercato comunque di ripulirli, per cui io qua non ero entrata in effetti, ed è credo abbastanza importante entrare qui. Vedremo subito perché. Io comunque cercherò di colpirli il più possibile. Vi ho detto ragazzi che mi dovete perdonare se faccio questa cosa di perdita di tempo con i cadaveri, ma vi renderete anche conto. Mi ha fatto prendere un colpo. Ma che cazzo è? Ti stai fermo? È buono. Mamma mia, mi ha fatto prendere un colpo. Questo qua, sto stronzo. Zitto, zitto, mi ha fatto infartare. Muori malissimo. Grazie, che fai un favore al resto dell'umanità. Per cui vi dicevo, perdo tempo ragazzi con questa cosa del coltello, perché così evitiamo insomma di ritrovarci i tizi in mezzo alle palle. Allora, questi sono gli uffici della metro. E ok, il problema ovviamente ragazzi è che non c'è corrente, quindi è quello che dobbiamo fare adesso effettivamente. Allora, in caso di interruzione di corrente, la metropolitana interromperà l'intero servizio su tutte le linee. Una volta ripristinata la corrente, si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta da percorrere. Quindi questa è una cosa che dovremmo fare, ragazzi, una volta, ovviamente, che avremo ripristinato la corrente. Per cui qua intorno mi sembra non ci sia altro, oltre comunque a questa cassa che è chiusa, però, ragazzi, con un lucchetto. Però qua fuori esattamente c'è quello che ci serve, manichetta antincendio. Non mi chiedete dove se la sia messa ragazzi, anche se mi rendo conto che se lo staranno chiedendo tutti in sala, dove diavolo se l'è messa sta manichetta. Per cui qua ragazzi ci servono appunto le tenaglie, quello che è, per riuscire ad aprire sta teca ragazzi e riuscire a prendere il fucile. Per cui cosa abbiamo qua di importante? Granata a frammentazione, polvere da sparo, questo armadietto è chiuso. Noto operaio della metropolitana. Allora, l'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate la catena, usate quella bellezza. Sto facendo anche scorta di cartucce, che suppongo proprio la scorta di cartucce ragazzi sia in questo armadietto, che purtroppo attualmente è vuoto. Per cui una volta che troveremo le tenaglie ragazzi, dovrò ricordarmi di tornare qua a prendere ovviamente il fucile a pompa, perché penso proprio sarà di fondamentale importanza riuscire a prenderlo. Per cui adesso che abbiamo la manichetta antincendio possiamo ovviamente tornare al vicolo, che era totalmente a fuoco ragazzi. Per cui devo sperare comunque di ricordarmi la strada. Allora, questa appunto è chiusa, esatto. Dobbiamo trovare regale le maledette tenaglie a Cipicchia. Però a questo punto, aspettate un secondo, prima di tornare lì a mettere appunto la manichetta antincendio, io volevo salire qua, perché l'altra volta non sono salita e sinceramente non so
dove conduce. Per cui vediamo un po' che cosa c'è qui. Non mi ricordo nello specifico, ragazzi, vi ho detto, ovviamente sapete benissimo com'è la mia memoria, quindi non memorizzo proprio benissimo tutto quello che mi succede nei giochi. Però probabilmente qua qualcosa di utile c'è. Fermo così? Un po' per sinistra? Un po' a sinistra? Non mi dica che ce n'è qualcun altro? Probabilmente sì, che adesso mi farà prendere un colpo. È morto? Ce n'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Cheat? Io sento dei passi. Sento dei suoni bruttissimi. Allora, aspettate, fatemi colpire questo, ragazzi, perché... Ok, sembrerebbe essere privo di vita, totalmente privo di vita. Allora, nuovo tonico per capelli. Questa zona sta diventando molto pericolosa. Buona cassaforte. La combinazione, ragazzi, ci ricordiamo, era sul cartellone. Ok, io gli avevo fatto la foto e meno male, perché dovrei vedere adesso... Ok, di qua dove si va? Ah, si esce dall'altra parte, ok. Allora, guarderò, ragazzi, la combinazione. Ok, 9 a sinistra, 3 a destra, 7 a sinistra. Allora, 9 a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci! Ottimo! Serve per la pistola? Yes! Il mirino per la pistola, ragazzi, questo migliorerà ovviamente la precisione. Di sicuro migliorerà la nostra precisione. Per cui adesso che ho preso questo, qua però ho lasciato qualcosa. Che cosa? Ah, c'era... Ok, nel cassetto, perfetto. Adesso abbiamo sì preso tutto. Io cercherò ovviamente, ragazzi, di raccogliere veramente tutto, perlomeno ci proverò con tutte le mie forze. Allora, di qua scendiamo di qua e va bene, quindi torniamo, diciamo, alla strada principale. Di qua, sapete che non mi ricordo, regà, di preciso dove si andava di qua. Intanto spacchiamo questa, prendiamo la nostra piantina rossa, andiamo di qua, c'è qualcuno che si sta spolpando, qualcuno. Questo, figurati, se non si rialza ci scommetterei la vita. Proprio le palle che non ho. Eccolo. No! Ci pensavi, figlio di una grandissima zozza? Ci hai provato? Mazza, raga, che culo ho avuto. L'ho schivato proprio come non mi sarei mai aspettata nella mia vita di schivare uno zombie. Ok, allora vediamo cos'ha questo tizio. Polvere da sparo, questa stronza non ha altro. E di qua, ah, ecco, di qua si riesce... Esatto, ragazzi, vedete, questa è una sorta di scorciatoia per riuscire direttamente qua davanti. Però porta con catena, lucchetto. Sono tutte, raga, porte con catene o con lucchetti. Per cui io credo che quello che devo fare è proprio scendere di qua adesso e andare a spegnere l'incendio. Almeno mi auguro, perché comunque penso di aver guardato tutte le stanze. Adesso io non mi ricordo, effettivamente non me lo ricordo, se le ganasce erano di là. Poi devo andare a controllare una cosa, ragazzi. Ci vediamo quando sarò arrivata a controllare quella cosa lì. Ok, niente, come non detto, ragazzi, sono tornata fino agli uffici della metropolitana, perché qua me li facevano vedere grigi, cioè come se non ci fossi stata. Ma sapevo di esserci già stata, però nel dubbio sono riandata a controllare, per cui niente. Allora, torniamo indietro. Visto che siamo vicino alla safe room, ragazzi, io nel dubbio direi... Aspettate di depositare tutto quello che non ci può servire. Io questo me lo combinerei, che non si sa mai. Ok, salvo. E torniamo finalmente ad inserire questa benedetta manichetta antincendio, ragazzi. Probabilmente ricordo male io e le pinze saranno appunto oltre quell'incendio lì, ragazzi. Perché veramente fino ad ora ho ispezionato tutte le stanze, tutti i posti e non le abbiamo trovate. Per cui deve essere per forza questo il luogo giusto. Sì, se non sbaglio sì. Ecco qua. Ah, un bel lavoretto. Bene, così.
Tra l'altro, se non sbaglio, qua ci faranno un bel po' di compagnia. Se non ricordo male. Ah no, ricordavo male, pensavo fosse un altro vicolo, ragazzi. Questo proprio fa capire che... Eccole qua, perfetto. Ah, qua c'era un'altra Seafoam. Niente, sono andata fino a lì per niente. Eccole qua comunque, le tronchesi. Le tronchesi io le chiamavo in un altro modo. Però allora, quindi prima di continuare, non dobbiamo ragazzi ancora aprire questa porta. Dobbiamo tornare indietro appunto a dove ci serve, per appunto utilizzare le tronchesi e aprire le porte che ci servono. Per cui io tornerei indietro. Devo un attimo ricordarmi nello specifico dov'è che mi servivano. Allora qua per esempio, esatto, questo era chiuso, questo negozio. Apriamo, spalanchiamolo, di sicuro ci starà un bel po' di compagnia all'interno, vero ragazzi? C'è nessuno lì? Ok, qua c'è il secondo cofanetto che conterrà, ragazzi, ovviamente la seconda gemma. Io sto cercando intanto di guardarmi bene intorno, perché se non erro, forse mi ricordo male io, ma qua qualcuno c'era. In ogni caso, prendiamo tutto quello che si può prendere. Mi ho raccolto lo spray medico, di qua c'è qualcos'altro. Polvere da sparo grande. E abbiamo raccolto tutto, per cui qua possiamo andare via. Qua di fronte, ragazzi, questa porta nello specifico ha un lucchetto, per cui non ha una catena. Per cui io penso che qua, perlomeno, da questo lato di mappa, regà, abbiamo finito con le tronchesi, ok? Per cui mi sa che ci tocca tornare indietro, riattraversare il donus, andare dall'altra parte e vedere dove altro c'erano porte con le catene. Perché non era solo una, ma erano almeno due o tre, se non ricordo proprio male. Allora, questo per esempio, questo vicolo, esatto, era chiuso con la catena. Catena ena, catena ena, qua sì ci stanno per... Ah, ma qua ci sta il barile, quindi va benissimo così. Salve ragazzi, c'è qui una festa, mi sembra proprio di vedere di sì. Ah, qua, ecco, c'era pure sto stronzo, mi ricordavo bene. Oh, 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 salta in aria, grazie. Tu pure puoi morire prima, grazie. Cadi però, pezzo di merda, e ti uccido così. Una bella coltellata nel cranio, ti piace? Ti piace, pezzo di merda, che attacchi le persone alle spalle, ma non te vergogni manco un po'. Allora, vediamo un po' qua cosa abbiamo, se non sbaglio qua. Ah ok, niente, mi ricordavo male. Anche in questo caso, ragazzi, già ci danno munizioni per fucile. Ah, ecco ragazzi dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare a prendere il fucile. Ok, il fucile a pompa. Qua pure ho preso tutto. Però adesso mi devo ricordare da che parte era il fucilazzo, il super mega iper fucile. No, se non sbaglio era qua, ragazzi, negli uffici della metropolitana. Non vorrei ricordarmi male, ma mi sembra di sì. Io spero, ragazzi, che questa sorta, insomma, di gameplay fatto così, nel senso che vuole essere un pochettino più preciso, dove cerco di prendere tutti gli oggetti, eccetera, comunque sia di vostro gradimento, perché non voglio andare veramente troppo, troppo di fretta con la storia principale. Anche comunque perché è importante riuscire a trovare gli oggetti e tutto il resto appresso. Per cui anche qua, ah, qua non abbiamo completato tutto perché ci servirebbe il grimaldello. Ma se non ricordo male, ragazzi, il grimaldello lo troveremo appunto nella prossima area. Quindi sarebbe a dire quando procederemo un pochettino con la storia. Per cui, porco dinci, mi ha fatto prendere un colpo. Il maledetto, da dove è uscito? Lo stronzo, da dove sei uscito? Sta zitto! E va giù, mi ha fatto prendere un colpo. Che sia maledetto, muori, grazie. È pure monco. Acci picchia, raga. Allora, che c'è? Minchia, Gil ogni tanto, raga, c'ha una colica. Allora, qua pure, ragazzi, c'era la catena. Niente, io non vorrei dire una cazzata. No, ma se... Ok, vabbè, l'ultima porta con la catena forse è proprio lì dove dovremmo proseguire. Per cui direi intanto di riavviarci verso lì, perché probabilmente le tronchesi ci serviranno come ultima volta proprio lì.
Torniamo di qua, di qua. Oh oh oh, yeah. E pepperepe, you. Allora, io direi di smollare un attimino. Adesso sì, possiamo farci anche munizioni per fucile. Io direi di farcele un pochettino, ragazzi. Ok, perché non si sa mai, possono essere sempre utili. Analizziamo questo cacchio di cofanetto. Prendiamo la seconda gemma, eccola qua. La smogliamo qua. Ah, aspettate, queste posso combinarle, farmi un'altra pianta qua miscelata, quello che è. Smogliamo un attimo lo spray medico e direi di utilizzare di nuovo polvere da sparo, ragazzi, grande e piccola, per fabbricarci altri colpi per fucile, così per un po' siamo coperti, ok? Quindi, allora, salviamo. So che io salvo tantissimo, ragazzi, però il mio motto in questi casi è non si sa mai, per cui usiamo le tronchesi. Probabilmente, ragazzi, mi starò dimenticando di qualche altra porta chiusa con la catena. E invece no, le abbiamo aperte tutte, ragazzi, perché ovviamente adesso ci permette di scartare l'oggetto. Per cui sarebbe a dire non ci servirà praticamente mai più. Per cui facciamo così, ecco qua, ottimo, procediamo, andiamo avanti. Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Okay, fammi tranquillo. No, aspetta, no! Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli starci. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Tu parti un po' di cacchi tuoi. Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una Croce Rossina da queste parti. Ma Croce Rossina ci sarà tua sorella. Ebbene sì, ragazzi, l'ha ucciso così a sangue freddo, poveraccio. Vediamo un po'. Allora, l'Umbrella Corporation mi ha reclutato per un lavoro, quindi sto povero ragazzo, l'ha trovato tipo lavoro, tra virgolette, nell'Umbrella Corporation. Parlava comunque degli allenamenti cui li sottoponevano. Domani andrò per la prima volta in missione a Raccoon City. È andata proprio bene, Povero ragazzo, era così giovane. Per cui, allora, vediamo un po'. Adesso a colpi, ragazzi, siamo messi, direi, abbastanza bene. Per cui mi sa che a questo punto non ci resta comunque che continuare di qua, perché comunque il grimaldello ancora non ce lo abbiamo. Qua abbiamo preso tutto. Voi avete preso tutto? Continuiamo e vediamo un pochettino. Io continuo, ad andare avanti senza davvero essere mai troppo sicura di quello che sto facendo, perché non mi ricordo mai troppo bene. Comunque questo tipo non si dovrebbe rialzare. Questo lavoro avrebbe dovuto essere facile, con un buon stipendio. È successo tutto molto in fretta. Siamo stati spazzati via in meno di 48 ore, ragazzi. Questa è la mia unica via di fuga. Datemi del codardo se volete. È morto. Questo era chiarissimo. Abbiamo preso quello che ci serviva. Continuiamo di qua. Allora, io direi sempre di andare con molta cautela, perché davvero non so cosa aspettarmi. Ho sempre un pochettino di paura. L'elettricista. Allora, generatori elettrici. Esatto, sì, ragazzi, sono quei generatori di elettricità che ci permettono a volte comunque di stordire i nemici. Esatto, proprio quelli là. Per cui adesso, se non sbaglio, purtroppo faremo un brutto incontro. Sarebbe a dire proprio questo. Esatto. Proprio questo, i cani, raga, proprio, se non sbaglio, mi sembra di aver capito male, sono un must assoluto nei giochi di Resident Evil, per cui non potevano ovviamente mancare. Intanto possiamo combinarli questi? Ok, perfetto, così ci liberiamo uno slot. E niente, continuiamo, ragazzi. Vediamo un po' dove andiamo a finire, che cosa succederà fra un attimo. Io continuo a muovermi con il panico, abbastanza in panico, ragazzi. Per cui prima di entrare lì, vediamo se qua fuori c'è qualcosa di utile. Ok, c'è questo. Grazie, datemela pure. Ho preso tutto, sì. Per cui entriamo. Purtroppo, ragazzi, ci stiamo avviando verso una zona che non sarà molto piacevole. Chi di voi non conosce Resident Evil ben presto si renderà conto di quello che ho appena detto. Salve, salve, signorina.
minchia, la fretta e la furia e la concia della Lora. No, che ho fatto? Ho sprecato. Vabbè, si stanno a riunire tutti, però, State buoni. Non fatemi prendere colpi così alla cazzo dei cane. Ho sprecato una granata, raga, vabbè. In ogni caso, che dovevo fare? L'ho premuto per sbaglio. Ah, non è manco servita del tutto. Sta fermo! Madonna! Ma quanto reggono, raga? Cioè, reggono troppo questi, però, Cioè, a volte gli devi sparare 4 volte in testa. Cioè, è impressionante la cosa, Veramente troppo. Veramente troppo. Allora, qua ce n'è uno, ovviamente, con il lucchetto. Fantastico, proprio. Vediamo quanti slot. Raga, allora io direi comunque una cura di utilizzarla, visto che siamo messi così. Ci liberiamo intanto uno slot. Non so se utilizzare già le 2 polveri da sparo, sinceramente. Qua abbiamo preso tutto? No, perché c'è l'armadietto ovviamente ancora con il lucchetto. Qua c'è la pianta rossa, ma qua c'è una safe room, per cui posso tranquillamente prenderla e depositare tutto quello che non ci serve qua. Ah, tra l'altro, dai, ottimo. Adoro tantissimo, ragazzi, quando mi danno i borselli. È una cosa proprio, adoro da morire. È sempre una cosa meravigliosa. Allora, io direi intanto di portarci tutte le... Ho tanto polveri da sparo grandi, ragazzi, non ne abbiamo per ora. Però di colpi per pistola direi che ne abbiamo abbastanza, posso evitare. Allora, quando la situazione sarà, si prega di riattivare i 4 sessionatori. Attenzione, sono 4, ragazzi, cose da riavviare, a quanto pare. Qua c'è altro? Fatemi vedere un po' se qua c'è altro. Sembrerebbe di no. Salverò la partita. E adesso, vi ripeto, ragazzi, purtroppo ci avviamo verso una zona. C'è una puzza di... Non voglio neanche pensarci. Non ci pensare, Jill. Cerca di respirare con la bocca, anche se di sicuro il puzzo in un qualche modo di sicuro te entra. Allora, usate le piante verdi. Non vedevo già tornare, così sono andata a dare un'occhiata di persona e, porca zozza, qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola. Wow, ho provato a vomitarle, ma quelle schifose non volevano saperne di uscire. Erano come bloccate nel mio stomaco. Poi ho visto alcune di quelle piante verdi. Mi è tornata in mente mia nonna, che da piccolo mi raccontava che le piante verdi dei monti Arklay venivano usate per tenere lontani i parassiti. Ne ho mangiata una e l'effetto è stato immediato. Quelle stronze sono venute fuori, in men che non si dica. Non sono mai stato così felice di vomitare. Ora torno a vedere che diavolo sta facendo Chad nell'area ad alta tensione. Spero che chiunque decida di andare lì legga questa mia nota. Non dimentica di portare con voi una pianta verde. Ne portiamo più di una, ragazzi, direi, perché come avete ben capito, purtroppo ci sarà qualcosa in questo luogo che sarà capace di, appunto, iniettarci, diciamo così, tra molte virgolette, delle larve. Ok. Ottimo, bellissimo, fantastico, ottimo a sapersi. E qua c'è finalmente, ragazzi, quello che stavamo cercando da un po' di tempo. Avete visto che roba, ragazzi? Oh mio Dio. Avete visto che schifo? Ce l'aveva tutte nello stomaco? Esaminiamo sto coso. Apriamolo. Ed ecco qua quello che ci serviva. Finalmente il benedetto Grimaldello, signore e signori. Grimaldello ci permetterà di aprire casse, di aprire porte, di aprire cazzi mazzi vari. Ok? Non credo, ragazzi, voi siate pronti psicologicamente a quello che stiamo per vedere. Purtroppo abbiamo preso tutto. Voi avete preso tutto? Allora, io direi che, visto che siamo così vicini alla stanza di salvataggio, di andare a salvare. Allora, attenzione, si prega di utilizzare il grimaldello fornito come soluzione temporanea. Ovviamente, ragazzi, il grimaldello serve appunto per aprire tutti i lucchietti, quindi le varie casse, le varie porte chiuse così, va bene? Quindi prima di addentrarci lì, signore e signori, io andrei, direi anche abbastanza saggiamente, a salvare, perché non... Non si può mai sapere, non si può mai sapere. Allora, qua c'era qualcosa da aprire con il grimaldello? No, probabilmente no, va bene. Allora io salvo.
intanto e vediamo. Non so se mi serve avere più spazi. Allora io lascerei questo, ragazzi, così per tenerci tre spazi liberi, che non si può mai sapere. Non mi ricordo se effettivamente me ne servono o non me ne servono, per cui andiamo, addentriamoci in questa zona da incubo, perché fidatevi di me, ragazzi, sarà una zona da incubo. E vediamo un attimino con cosa abbiamo a che fare. Siete pronti? Perché io no. Guardate. Che schifo, ragazzi. Mamma mia, quanto può far schifo sta cosa. Devo vomitare. Ovviamente seguiamo il consiglio del tizio che ha scritto. Ok, mi rendo conto che è una cosa, ragazzi, veramente schifosa, ma purtroppo hanno deciso di inserire tutto ciò in questo remake, per cui veramente meraviglioso. Allora adesso, ragazzi, dovremo attivare 4 interruttori, ok? Per cui vediamo se mi... cioè, devo andare un attimo a fortuna sperando di... sperando di ritrovarli! Mori, maledetto schifo! Allora, già cominciano a darmi addosso, raga, questo potrebbe essere un grosso problema. Allora, qua già ce n'è uno, per cui attiviamolo, assolutamente muoviti, perché quegli affari di sicuro non stanno ad aspettare che noi ci facciamo gli affaracci nostri, ok? Oh, mannaggia, però non devo sprecare i colpi pure io, su via. Allora, ecco, di qua ce n'è un altro. State buoni perché di qua ce n'è un altro, ragazzi. Tiriamo su, per cui ce ne mancano altri due. E qua. Io ho paura, raga, c'è proprio il terrore che mi sbuchino. Anche da dietro. Schifo. Stammi lontano. Ma quanti sono? Mi vuole attaccare? Spara! Jin! Ok. Con calma. Tutto si può fare con calma. Torniamo di qua. Perché di sicuro è di qua che dovremmo andare. Una piantina verde. Che meraviglia! Sento rumori dappertutto. Ricarica adesso. Andiamo. Ce ne mancano due. Dove sono gli altri due? Ok, uno là in fondo. Aiuto. Ok, uno è di qua. Me ne sono persa uno, regà, durante il cammino, evidentemente. Ma forse devo tornare indietro, perché non devo salire di qua adesso. Non devo entrare qua. Forse mi sto ricordando male io! Schifo! Lurido. Allora, là dietro, ragazzi, vedete quella luce rossa? Quella luce rossa è quella il nostro obiettivo. Quanti cazzo sono? Oddio, comincio ad essere accorto, raga. Allora, questo è mo' è un guaio, perché devo riuscire a capire come arrivarci mo', a meno che veramente non dovevo salire di là, ragazzi, salire quella scaletta, perché ok, di qua è chiuso. Come lo spacco questo? Ma se non sbaglio, questa dovevano spaccarla loro, perché è lì, ragazzi, l'altro interruttore. Mannaggia tutto. Forse no, devo salire di là, ragazzi, mi sa, eh. Ok. Niente panico. Non so cosa ha sparato. Muori. Io me ne vado. Se mi continuano a colpire così, ragazzi, sarò presto bella che morta. Ecco qua la porta. Secondo me devo salire qua. Per forza. O forse mi sto ricordando male io. Non mi ricordo. Ma lì la strada è sbarrata. Ok, ma dei proiettili per pistola non me ne faccio un cazzo. Datemi proiettili per fucile. Maledetti. Usiamola. Ok. Sì, dobbiamo scendere di qua, credo, ragazzi, eh. State buoni, state concentrati, perché è di qua che dobbiamo andare, sono convinta di ciò. Magari mi sto sbagliando. No, perfetto, per una volta mi ricordavo abbastanza bene. Tiriamolo su.
Questo è l'ultimo interruttore che dobbiamo attivare. Ora andiamocene da. Ok, ovviamente ragazzi, adesso sarà un pochettino più un delirio, eh. Ovviamente uscire. Porco dinci, porco dinci, porco dinci, porco dinci. Stammi alla larga, schifo. Oh! Aia, oddio, mo per ritrovare l'uscita, raga, sarà un'impresa titanica. Io già vi avviso, preparatevi psicologicamente perché trovare un'uscita da qua sarà un'impresa titanica. Oddio, oddio, allora andiamo di qua. Vediamo se l'intuito e la memoria non mi ingannano. È di qua che si esce. Ok, signore e signori, GG. Proprio GG mica tanto, insomma, okay. Nel panico rimane solo e tutto il resto. Ce l'abbiamo fatta nonostante tutto, ragazzi. Ok. Prendi questo. Ok, ha preso fuoco quello schifo. Ottimo. Veramente, veramente ottimo, fantastico. Abbiamo attivato l'interruttore principale. E direi di smollare tutta questa roba qui. Non ho polvere da sparo grande, ragazzi, purtroppo. Non posso fabbricarmi, almeno per ora, altri colpi per fucile. Per cui, allora, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Dobbiamo adesso tornare alla stazione della metro. E però ricordiamoci che adesso, raga, abbiamo il grimaldello dalla nostra. Per cui potremo aprire armadietti, cazzi mazzi, ok? Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei sì. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Esatto. Sì, dovremo... ho presente l'edificio. Dovremmo no, tornare. Un ultimo sforzo. Ben dovremmo... fatto, zucchero. Sì, piantala. Zucchero, tesoro, amore qui qua, amore di là. Dobbiamo tornare esatto agli uffici della metro. Solo che prima di andare lì, ragazzi, io direi di andare in giro ad aprire tutte le cose che erano chiuse, ovviamente, da un lucchetto che ora possiamo sbloccare, per fortuna, avendo il nostro carissimo Grimaldello. Per cui, allora, adesso però, vabbè, anche grazie alla mappa potremo essere capaci di trovare quello che ci serve. Giacomo! Porco dinci, Giacomi! Giacomi, le droghe ti fanno male, Giacomi! No! Le droghe ti fanno male, Giacomi! Bla bla bla. Carlos, quel mostro è ancora vivo. Mi stai inseguendo. Cosa? Presto, torna alla stazione. Ma non... no, prima devo ripristinare il sistema. Ma. C'è Giacomino, me l'ero scordato quel dettaglio. Porca zozza. Io andavo lì sicurissimo. Adesso ci apriamo tutte le nostre cose. Tutti i nostri cazzi, i nostri mazzi. Sì, allora intanto io, raga, una polvere da sparo me la porterei appresso perché non si può mai sapere. Pure una pianta verde se dovessimo trovare un'altra pianta rossa. Intanto risalviamo. Ok, sarà un bel problema. Allora, appunto, in questo negozio, raga, dovremmo poter entrare. Però prendo il lucchetto, ma io adesso non mi ricordo di preciso cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare ora. Sinceramente, salve, buon uomo. Qua non c'era, non c'erano barili? Mi sembra proprio, mi sa proprio di no. Che meraviglia, tutti insieme. Che meraviglia, tutti insieme. E vaffanculo, tutti insieme. E vaffanculo, e vaffanculo, e vaffanculo. Tutti insieme. Giacomo. Giacomino. Raga, ma porco tutto. Ma come faccio? Ma scusate. No, ma porca vacca. Aia, come faccio? Come faccio ad aprirmi i negozi e tutto quello che mi interessa? Come faccio? No, con calma, Jill, non c'è Giacomino che ti sta inseguendo. Noi ci apriamo tranquillamente il nostro negozietto, ragazzi. Con tutta proprio la pace e la calma del mondo. Giacomino, hai intenzione di entrare anche qua? No, perché può essere utile saperlo. Sai com'è? Posso regolarmi così di conseguenza. Qua dovevamo trovare questo, ragazzi, effettivamente. L'ultimo... scrigno per trovare l'ultima gemma. Il punto. Guardatelo, ragazzi. Com'è bravo e paziente che sta lì ad aspettare che noi usciamo dal nostro bel negozietto. Cioè, quando mai avete visto una cosa del genere, ragazzi? Ma è meraviglioso tutto ciò. Allora, dovrei cercare di entrare pure dai donuts, ragazzi, perché pure lì c'era qualcosa che ci poteva essere utile. Ma questa cosa è meravigliosa. Giacomo! Perché non me la fa usare? Ah, ok. Perfetto. Giacomo, non si fa. Sei un maleducato.
Sta buono! Sei un maleducato, Jill, madonna, io se fossi in te correrei come una disperata, porca miseria. Mi sono fulminata pure io, ma sti gran cazzi! Sti gran cazzi, proprio oserei dire. Giacomo, tu sta lì buono, che io faccio i miei affari, loschi. Spacco tutto, mezzo mondo qua. Ok, granata frammentazione. Cioè, io ho fatto questo macello per una granata frammentazione. Ok. Va benissimo, guarda, siamo proprio contentissimi di tutto ciò. Intanto forse è il caso di portarsi pure uno spray medico. Ragazzi, Giacomino mi sa che è entrato qui dentro. Tra l'altro, io so, è qua fuori. Raga, non riuscirò ad uscire viva io da qua, non so se ci rendiamo conto. Allora, in ogni caso, devo uscire a sinistra, ok, un po' più a sinistra, per andare verso gli uffici della metropolitana. Ma Giacomino è qui dentro! Giacomo! Non si entra dentro i negozi, non si spacca tutto, sei proprio un cafone. Lasciatelo dire! Oddio, oddio re Gesù! Oddio re Gesù, mi prenderanno tutti tantissimo. Mi prenderanno tutti tantissimo, ok. Ok, ci siamo, siamo all'ufficio della metro. Ci siamo, state buoni. Sono nella sala di controllo. Sono calmissima. Beh, calmissima. Devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Allora, state buoni. Apriamo pure questo, vediamo che cosa c'è. Dovrebbe essere un potenziamento. No, sono cartucce. Sono cartucce, esatto, va bene, che ci fanno sempre stracomodo. Allora, ragazzi, dobbiamo vedere come raggiungere... Qual è la destinazione? Fox Park? No. Treno è fermo a Redstone Street. Sì. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Ma stai zitta. Stai zitta. Allora, la seconda, ragazzi. Vediamo un attimo se mi ricordo. Se mi ricordo bene. Allora. Dovrebbe essere questa. Quindi due. Poi Raccoon Central. Ah, ecco, l'ho saltato. Allora, Raccoon Central 3. Forse sto sbagliando tutto, regà, non mi ricordo, ve lo giuro. Poi Market Street, quindi sarà MA se c'è un RA. È un MA che sto dicendo pure io. E poi Fox, cazzo. Qualcosa ho sbagliato di sicuro, regà. Ho sbagliato. Market Street 2, Market Street 2. Ok, proviamo a cambiare qua. Ok, vediamo se adesso va. No. Raccoon 2, allora. Raccoon anche 2. Ma è possibile che sia tutto 2? No. Raga, non sono tanto brava con queste cose di logica. Allora, Raccoon 3 e SA 2. Raccoon 3 e SA 2. Proviamo così. Percorso valido. Carlos, ok, sono io. Sì. Ottimo, ottimo. Bastava leggere i numeri, raga. Ottimo. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Figlio mio, torna alla stazione della metro. Adesso, regà, è un bel guaio. Allora, perché qua fuori ci sarà Giacomino ad aspettarci molto presto, ok? Qua c'è, non è una stanza di salvataggio, ma possiamo aprire questo. Comunque, vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qua, spray medico, che comunque può essere utile. Abbiamo l'inventario pieno, abbiamo preso tutto. Allora ragazzi, devo un attimo vedere dove devo andare di preciso. Adesso questo coso purtroppo si rialzerà, ragazzi, e avrà un aspetto assolutamente raccapricciante. Per cui, Giacomo! Allora, fermi, statevi buoni. Allora è di qua che devo tornare, alla stazione metropolitana. Quindi dobbiamo riattraversare il Donuts, salire e andare a destra nel vicolo. Ok, cerchiamo di tenerlo a mente. Andiamo, non perdiamo tempo, non ci incischiamo. Quindi salire le scale. Ecco qua. Che diavolo ti sta facendo? L'ha trasformato in un cagacazzi, Jill. Ecco che cosa gli ha fatto. Sta buono lì. Voi state buoni lì. Minchia, lasciatemi in pace, oh. Che io non rompo le palle. Porco dinci, Giacomo! Te devi dare una calmata, figlio mio, perché le pasticche non ti fanno bene, io te lo sto dicendo! Via, senza guardarci indietro, to, giù. Va giù, rompi palle, non ho il tempo per starti a schivare. Allora! Ok. Di qua, a sinistra, ecco qua. Vabbè, era ovvio, regà.
Era impossibile, proprio impossibile che io lo schivassi, che io lo schivassi tantissimo. Giacomo. Ok, raga, io sono purtroppo sicura di aver lasciato di aver lasciato qualcosa indietro. Grazie Giacomo, mi hai salvato la vita. Ma fatemi entrare. Giacomo, senza volerlo, raga, mi ha salvato la vita. Non so se avete assistito alla scena, è stato bellissimo. È molto probabile, ragazzi, che io appunto mi sia lasciata qualcosa indietro. Per quanto mi ci sia impegnata, è molto probabile tutto ciò. Allora, lasciamo un po' di roba. Polvere a sparo grande, raga, purtroppo non l'abbiamo trovata. Allora, prendiamo le gemme, visto che ci siamo. Apriamo questo aggeggio, questo affare qua. Prendiamo gli oggetti che ci danno, che ci regalano. Ecco qua, bellissimo, bello, bello da impazzire, veramente bello, bello da impazzire. Una granata, ammazza, raga, ci siamo quasi fatti ammazzare per una granata. Ecco, già questo è meglio. E ragazzi, calcio retrattile per il nostro caro fucile, che riduce il rinculo, quindi aumenta la precisione dell'arma. E ultimo, ma non meno importante, anzi il più importante, un altro meraviglioso borsellino. Eccolo qua, e aggiungiamo due belli slottini, ragazzi, al nostro inventario. Allora, combiniamo questo. Adesso ovviamente il fucile ci occuperà. Pensavo ci avrebbe occupato due slot. Forse quando gli si mette la canna, probabilmente. Benissimo, 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 ragazzi. Allora, siamo alla stazione. Siamo alla stazione, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Vi ripeto, molto probabilmente, ragazzi, non ho preso tutto quello che c'era da prendere. Meta pina, mea culpa. Per cui, allora, da qui, ragazzi, procederemo con la storia, però direi la prossima volta. Io spero, ragazzi, che questo remake a voi piaccia tanto quanto è piaciuto a me, per quanto comunque sia stato ricoperto di critiche che comunque da un lato comprendo anche, perché comunque, ragazzi, è un remake veramente molto breve e su cui non hanno fatto poi così tanto sforzo effettivamente, ma nonostante tutto, ragazzi, io lo trovo un bel gioco, veramente godibile, un bel action, e voglio sapere anche voi che cosa ne pensate. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!